apertura della presentazione della nostra associazione, dove abbiamo la fortuna di presentare un piccolo volume, ma denso volume, di fotografie, di ritratti fatto da Claudio Parentini a Pietro Cascella negli ultimi 14 anni della sua vita. Claudio Parentini è un ritrattista, sta al centro del suo interesse di fotografo, tant'è vero che lui lavora con le maggiori testate italiane e anche estere, e ha fatto appunto negli ultimi 14 anni innumerevoli ritratti a Pietro. Lui stesso distingue tra il ritratto di posa e il ritratto, come dice lui, rubato. Io personalmente preferisco il ritratto rubato, perché il ritratto di posa è certamente è una regia dove sia il fotografo che colui che viene ritratto vuole porsi in una determinata maniera, mentre il ritratto rubato deve scovare una qualche intima verità. E devo dire che in questo, per quello che riguarda Pietro, Claudio è riuscito meravigliosamente bene, perché nelle foto lui ha fotografato Pietro nel più intenso lavoro e di concentrazione, e è riuscito a rendere proprio questo momento creativo. Io ho guardato queste fotografie e a volte sembra che il gesso sul quale Pietro sta lavorando sia quasi una emanazione fisica del suo sé, cioè tra il sé e il suo creato c'è, come dire, una unità straordinaria, quasi fosse la stessa cosa. E io devo dire che Pietro in realtà non amava avere dei testimoni durante il lavoro, non amava troppo le persone che lo interrompevano durante il lavoro, e sì, c'erano sempre i cani, come adesso c'è anche il nostro Spino, che non si può fare a meno che tollerare, e lui aveva sempre i cani che erano bianchi dal gesso. Poi c'eravamo naturalmente Giacomo e io avevo lo studio sempre vicino al suo, molte volte lavoravo con lui, e poi qualche rara volta c'era qualche vero amico allo studio. E il fatto stesso che Claudio sia riuscito a cogliere questa intimità e questa concentrazione del lavoro dimostra che lui era un vero amico, perché sennò Pietro non avrebbe lavorato nemmeno di fronte a lui. Io credo che naturalmente a me questa profonda verità mi commuove molto, ma credo che anche chi non ha mai conosciuto Pietro deve rimanere affascinata da queste foto, perché sono in realtà la rappresentazione del momento creativo, e questo è sicuramente una cosa rara e bella. Lui ha voluto dare il titolo a questo piccolo libro La presenza e l'assenza. Devo dire sinceramente, non l'ho mai detto a Claudio, inizialmente l'ho trovato quasi un po' banale, ma poi mi sono ricreduta, perché ho pensato che le cose molto dirette e semplici a volte sono quelli che esprimono meglio la verità. Infatti noi adesso ci troviamo qui e vedremo e vediamo le foto di Pietro, e lui, pur essendo assente, è presente, e quindi queste due cose antitetiche, presenza e assenza, sono due termini antitetici, si uniscono nelle fotografie. Molti di voi ricorderanno le parole che Goethe ha voluto mettere in bocca al dottor Faust, quando Faust diceva: oh attimo, rimani, sei così bello. Cioè lui voleva riuscire nel delirio della sua onnipotenza di fermare l'attimo. Questo naturalmente in un tempo dove non c'era la fotografia. Allora oggi questa cosa, fino naturalmente a un certo punto, in qualche modo
è possibile. E quindi io sono molto grata a Claudio Barontini per questa testimonianza, per aver raccolto questa testimonianza, dove poi tra l'altro ci sono anche delle cose che ho scoperto io su Pietro. Per esempio, all'interno della copertina troverete una fotografia di Pietro bambino, poteva avere 2 anni, divertente, un po' scontroso, un po' difficile, diciamo, con tutti i riccioli. E a pagina 37, mi pare, c'è una foto fatta da Claudio nel 2004, dove Pietro è identico in realtà. Ha lo stesso gronfio, la stessa espressione, e testimonia di come lui sia rimasto fedele a se stesso. Quindi i libri poi hanno questa cosa che pian piano si scoprono anche molte cose. Grazie.